Sì. Sì, è Lusca, siamo a fare la visita. Come sta, signore? Bene. Il compito delle USCA è quello di monitorare il quadro clinico dei pazienti durante tutto il periodo di malattia e decidere di procedere al ricovero in ospedale dei casi più gravi. Allora veniamo subito, ci cambiamo qui fuori e arriviamo, grazie. Ecco, adesso inizia la vestizione, una parte fondamentale. Cerchiamo di vestirci e spogliarci in prossimità dell'abitazione e comunque mantenendo le pratiche corrette per evitare contaminazioni. Mi preparo il sacchettino per poi quando ci si svestirà ci si andrà a mettere tutte le cose della svestizione, quindi tuta, guanti e mascherine. Si cerca di visitare più persone possibile, però il fatto è che oltre ai nuovi positivi ci sono da monitorare quelli che sono positivi da diverso tempo, per cui si sovrappongono casi su casi, non è sempre facile arrivare dappertutto, però siamo due squadre mobili, in totale siamo 5 medici per turno, qualcuno che fa le telefonate e quindi fa il monitoraggio non domiciliare, poi nelle squadre domiciliari una che va a fare le visite e una che va alle cure intermedie. Un anno pesante dove abbiamo visto la sofferenza, però anche il coraggio di una popolazione che inconsapevolmente ha affrontato una delle crisi più importanti e dure che si possa ricordare, insomma. Ci troviamo a gestire anche questo carico psicologico importante della solitudine, sia dei familiari rispetto ai familiari, e senz'altro avvertiamo molto lo stress dell'attesa, dell'esito del tampone, dell'incertezza se l'evoluzione della malattia proseguirà o progredirà rapidamente. Quindi ecco, non è solamente un monitoraggio prettamente clinico, ma anche un aiuto senz'altro a sostenere questa grave difficoltà psicologica che crea questa patologia. Quando si sente più sicuro con questo tipo di visite domiciliari? Mi sento più seguito e più controllato, perché sennò si sa che l'ospedale oggi è in condizioni d'emergenza, ecco. Certo. Quindi come si torna a casa la sera? Provati, soprattutto in testa rimbalzano tutte le telefonate, tutte le preoccupazioni nei confronti dei pazienti. Quasi la sensazione talvolta, quando soprattutto i numeri sono molto importanti, come purtroppo ancora sono, di non riuscire a avere la sensazione di poter controllare tutti. Quello è sempre una sensazione faticosa, però diciamo si torna a casa stanchi ma consapevoli di aver fatto quello che c'è da fare, insomma.